coabitare in qualche modo significa condividere fino in fondo spazi, tempi, oggetti, luoghi e così via, invece abitare collettivamente significa comunque per ognuno di noi preservare degli spazi di autonomia e di privato e avere dei luoghi di collettivi dove ognuno porta responsabilmente il proprio apporto, il proprio impegno. Il co-housing ha diverse e molteplici sfaccettature che sono tutte riconducibili ogni volta alla cultura del luogo, al modo di vivere, a come viene intesa la famiglia, a come si allevano i bambini, alla relazione che si instaura con appunto l'età anziana o con le persone con disabilità, alle aspettative diciamo di relazione o comunque alle aspettative di risposta dei bisogni anche materiali. Il mio pensiero sul co-housing si è formato negli anni passati, non tanto sui banchi appunto dell'università, quanto come esperienze che ho vissuto nella mia vita da donna adulta. Mi riferisco in modo particolare al Falansterio, al Familisterio. Il Falansterio è una comunità dove ha in comune tutto. Cioè tutte quelle progettazioni ideali di vita in collettività che si sono in alcuni casi anche realizzate. La casa schiera era più caratteristica del modo di vivere americano. E a me non interessava molto, ecco, perché era un modo di abitare estremamente estremamente attraente, estremamente interessante, però non esclusivo. Periodo degli anni 50, era un periodo ricco di fermenti. Per gli architetti poi l'ideale, insomma, di un nuovo ambiente, di un nuovo modo di vivere dopo l'episodio bellico, insomma. Cioè questa ricostruzione era una ricostruzione anche che era, nel suo tempo, un'apertura internazionale. Si cercava di individuare delle forme di abitazione e delle modalità abitative che fossero nuove. Siamo 12, di cui 3 coppie di sposi e 6 persone non sposate, che vivono insieme dal 1975 in una casa colonica qui a Codemondo, che abbiamo chiamato La Collina. Noi siamo 4 famiglie, abitiamo insieme dal 1997 e è nato l'idea di abitare insieme è nata con una forte idealità, una forte spinta appunto motivata dal desiderio di fare esperienza di vita comune che nasceva sia da una condivisione di tipo cristiano, sia da un desiderio di darsi una mano in quelle che sono le dinamiche della vita familiare e superare così quell'isolamento in cui l'appartamento, proprio perché ti apparta, tende a portarti. Avevamo l'intenzione di mettere in comune il modo di vivere e la possibilità di avere dei rapporti naturali. Assieme a queste diciamo motivazioni per scelta, poi si affiancano anche altre motivazioni che sono legate ai bisogni primari, tipo il risparmio, tipo il condividere tempi che sono estremamente frenetici nel quotidiano, per cui ad esempio una donna sola appunto con bambini fa fatica a gestirsi il proprio tempo lavorativo fuori dentro casa, a gestire i bambini, far tornare i conti della spesa a fine mese e così via. In una situazione di co-housing ovviamente tutto questo diventa più facile sempre che certe regole vengano condivise sin dall'inizio, ossia sempre che ci sia un percorso iniziale attraverso il quale i diversi abitanti e le diverse abitanti siano concordino e le rispettino poi nel tempo. I problemi nascono molto quando non si hanno delle visioni positive chiare. Abbiamo stabilito delle regole. Le regole sono che si bussa per entrare in casa degli altri, ma gli appartamenti hanno la porta con la maniglia anche esterna,
quindi in caso di necessità si può entrare. I bambini fino alle 4 del pomeriggio non possono giocare fuori perché ancora adesso, se qualcuno vuole riposare è giusto che riposi. Poi c'erano altre cose, per esempio non si entrava con le macchine dentro, per si vuole che qualche bambino giocando, correndo eccetera rimanesse diciamo colpito insomma. Poi non si poteva giocare sui tetti dei garage? Era bellissimo, sì, lo facevamo sempre. Sì, ma c'era il pericolo, c'erano dei tetti un po'... Sono piccole regole molto spesso, ma che ti consentono di poter conservare una buona relazione. Firmavamo ogni telefonata che si faceva, lo stesso con la lavatrice. Finito di lavare, si notava a che punto era il contatore. Come regole noi ci abbiamo tenuto ad averne poche, ed essere abbastanza elastiche, però che fossero regole di fondo. In una situazione così occorre darsi anche dei tempi e rispettare dei tempi fissi di verifica, di revisione, di confronto, non lasciarli al caso. Quindi l'andare a abitare insieme, perlomeno come abbiamo scelto di fare noi, deve per forza comportare anche degli step. Siamo in movimento continuo. È un'evoluzione continua sia della famiglia intera, come delle coppie, come dei singoli, come dei figli. È un'evoluzione continua che pone delle diverse problematiche nel suo divenire. Noi abbiamo iniziato con una casa a Reggio 2 anni prima, facendo una convivenza un po' particolare perché molti lavoravano fuori, no? Poi alla sera ci si trovava, non tutti, in questa casa e si parlava con i nostri amici, con quelli del gruppo, si parlava di quello che sarebbe stato il futuro nostro e del gruppo. Già nei primi incontri si sono segnate ovviamente le differenze e soprattutto non solo le differenze, anche le molteplicità di motivazioni. Ci sembrava che il vivere a fianco potesse permetterci di gestire meglio la crescita e l'educazione dei figli, sia da un punto di vista proprio strettamente educativo, quindi fornire agli altri figli in un ambiente già vicino altre figure genitoriali di riferimento. E ognuno di noi era responsabile della crescita di tutti, per cui a secondo dei bisogni, a secondo delle necessità, a secondo dei momenti, ognuno di noi si dedicava a questi momenti di educazione, ma anche per farli giocare, per stare insieme con i bimbi. Darsi una mano in quelle che sono le strettoie che la quotidianità comporta. È appunto l'idea di diventare anziana lì dentro, quindi di avere un luogo che sia assolutamente accessibile e che consenta di vivere lì dentro a chiunque, cioè qualunque persona con qualunque abilità, disabilità, in qualunque contesto in sostanza. Non è assolutamente sentito il tema del divenire. Noi ecco, stiamo affrontando adesso questo problema in un modo più evidente rispetto ad altri momenti. Perché? Perché i nostri figli già adulti, già qualcuno si è sposato, qualcuno ha dei figli a sua volta, alcuni hanno fatto la scelta di continuare qua, nelle nostre strutture, diciamo la nostra nel senso che gestiamo noi, e qualcuno invece ha fatto scelte diverse. Questo ci pone delle difficoltà nel senso che le nostre energie, le nostre forze, i nostri sogni, che abbiamo sempre rimandato, cominciano a presentare dei conti. Mettevamo giù i nostri sogni un po' con una certa precisione, insomma. Ecco. Noi abbiamo costruito ex novo, quindi abbiamo individuato un terreno. L'idea è nata all'interno della cooperativa Architetti, che era un organismo tecnico molto particolare, perché la libera professione non era mai organizzata in forma cooperativa. È nato un po' da un'idea di amici che comunque si conoscevano da quando erano nati. Poi siamo venuti fuori città perché qui l'area costava ben 550 lire al metro quadro. Che era pochissimo. Abbiamo trovato forte collaborazione da parte della geometra che ci ha seguito in tutte le fasi di costruzione della casa,
E abbiamo trovato fortissime resistenze da parte dell'ingegnere. Noi abbiamo fatto scelte tecniche molto, molto precise, anche per darci una mano a costruire e per poter affrontare i costi della costruzione. Noi abbiamo scelto le stesse piastrelle per tutta la casa. Poi c'era alla testa un po' del movimento, c'era Osvaldo Piacentini, che è un cervellone e soprattutto era anche un caro armato quando aveva delle idee e ne era convinto. E era anche un uomo che riusciva a convincere, riusciva a smuovere delle energie, eccetera. Abbiamo deciso di fare vita comune. Vita comune proprio a livello familiare, nel senso che la nostra è una famiglia a tutti gli effetti, cioè con spazi di convivenza comune, con una camera singola per ognuno di noi, ma tutto il resto, sia nei momenti del pranzo, che lo facciamo insieme, sia nei momenti del riposo, che nei momenti di divertimento, diciamo, sono tutti spazi comuni. Quindi anche l'educazione dei figli che poi sono nati o che alcuni sono stati adottati e hanno vissuto con noi fino all'età matura, anche questi spazi erano spazi comuni anche fra di loro. Ognuno di noi ha una zona nella quale vive privatamente, quindi proprio un appartamento, e tutto il piano terra è comune. C'è una scala comune che però è usata da tutti per raggiungere per esempio le mansarde, che sono divise tra le famiglie. Cioè deve essere un ambiente chiuso e aperto. Cioè noi dovevamo avere un giardino comune dove i nostri figli giocassero assieme, e ciascuna casa doveva avere poi un piccolo appezzamento privato dietro dove facevi scuola, e lo spazio centrale doveva essere assolutamente pedonale, riservato l'accessibilità alle autoambulanze e cose peggiori ancora. Basta, i garage erano a parte. L'altra scelta era quella di usare insieme le cose, cioè che nessuno si sentisse padrone di qualcosa, ma che quello che serviva a ognuno di noi ci fosse, ma non solo per se stesso, ma anche per chi ne aveva bisogno. Per cui spazi comuni, macchine comune, televisore, diciamo, quant'altro in comune. Abbiamo scelto di fare un unico garage, quindi non abbiamo quattro garage, ma abbiamo un unico garage senza pareti, che nelle nostre idee iniziali poteva diventare un grande salone, i ragazzi dicevano qui giochiamo a calcio, perché sono quattro garage uno di fianco all'altro. I primi due anni avevamo due lavatrici in comune nella lavanderia. Nello spazio comune del piano terra noi abbiamo una stanza con bagno, uso cucina, nella quale nel corso degli anni abbiamo ospitato varie persone in situazioni di difficoltà. Per noi era fondamentale, oltre al vivere insieme, la possibilità di avere di dare un servizio. Venendo ad abitare insieme, ci interessava come famiglie poter vivere una dimensione dell'accoglienza familiare che andasse oltre l'accoglienza dei nostri figli, ma che fosse una dimensione di accoglienza anche di figli degli altri momentanee difficoltà.